Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Stamattina arrivati due pacchi nuovi perché andiamo a modificare il nostro 780. Uno dei problemi che abbiamo infatti sul 780, cioè problemi, è che ha le ruote troppo piccole e troppo ravvicinate. Questo importa due problemi. Prima di tutto ravvicinate, stabilità minore, soprattutto quando lo uso con trincio o altro, e mi va sopra ogni volta la proda. L'obiettivo, avendo le prode da 60, è avere le ruote un attimino più larghe. Quindi andremo a mettere dei distanziali in modo tale da distanziarle il più possibile. Secondo problema, ruote piccole. Essendo le ruote così piccole, se tu vedi lo spazio davanti di lavoro della terra è molto molto poco, soprattutto quando lavoro con la fresa con l'erpice. E arrivando alla capezzagna, che è la parte finale del nostro orto, quindi se tu vai per diritto, la capezzagna è quella che è perpendicolare, è proprio l'ultima fetta, faccio fatica sempre a uscire, quindi andiamo a usare ruote più grosse. Questo dovrebbe migliorare di sicuro l'assetto, il peso, la stabilità, e riuscirà in teoria a farci fare delle lavorazioni minori. Quindi andiamo a spacchettare tutto e andiamo a installarlo. 6, sono belle grosse queste, 6.5, 80, 12, sono belle, belle. Ti faccio vedere già subito la differenza, vieni. Non so se vedi, queste qua finiscono qua, queste qua. Circa abbiamo un 7-8 cm di differenza. Queste qua erano un 5, queste qua un 6.5. Direi ottime. Andiamo a montarle. Nell'andare a montare possiamo installare le ruote sempre in due modi. Andando a attaccarle di qua, quindi attaccato alla ruota, oppure andandole a attaccare dall'altra parte. Dipende quanto distante vogliamo le nostre ruote al motocoltivatore. In certi casi è bene avere tutto molto compatto, in certi casi è meglio avere più largo, dipende dalle vostre esigenze. Andiamo a settare. Questi invece sono i distanziali. Io ho preso una doppia coppia di distanziali, mi sono confrontato in BCS. Praticamente sono delle li vendono a coppie. Sono degli spessori che noi andiamo a utilizzare per andare a dare più spazio alla nostra ruota. Quindi, come in questo caso, vedi, ne useremo due da una parte e due dall'altra. Quindi avremo motocoltivatore, distanziali, ruota. Andiamo già a prepararci i nostri distanziali, quindi va smontato tutto, va presa rondella vite, questo qua dopo andremo a richiudere, non ci serve, e andiamo a fissare soprattutto le parti sotto, quindi si prende, si mette e è fatta. Li prepariamo per tutti e quattro in modo tale che dopo, quando lavoriamo su un motocoltivatore che siamo bassi, si lavora un po' più facilmente, agilmente. Buona! Distanziali pronti. Andiamo a smontare il motocoltivatore, le gomme, andiamo a mettere la prolunga alla cricca in modo tale da arrivarci. La chiave, sempre quella, è la 17. Se uno, quindi 17. Andiamo, vieni. Dovendo lavorare sulle gomme non avremmo il contatto con la terra, quindi andiamo a posizionarci dei pezzi di legno che fungeranno da appoggio, uno, due davanti, direi almeno due dietro, e dopo andremo a inserire dei travertini in modo tale da sollevare il corpo in mezzo. Dalla regia mi fanno notare che non è il travertino, è la tramezza, è un tocco di legno. Il travertino è non è marmo, perché dopo, però insomma ci siamo capiti, mettiamogliela. Per capirci, l'assetto base dovrebbe essere più o meno questo, quindi vedi, tutto appoggiato sotto in modo tale che non balla. Le ruote si muovono leggermente, non le alziamo di più. Abbiamo già smollato le viti, come quando, quindi le due viti dentro, vedi, questi qua sono i pesi, le due viti dentro le abbiamo una, due smollate, perché è un po' il discorso di quando si cambia la gomma. Consiglio, tiriamo il freno, inseriamo la marcia, la stessa cosa, in modo tale che le gomme sono ferme. Abbiamo già smollato il tutto, quindi come vedi non va addirittura neanche la cricca, perché si svita facilmente, un po' troppo. Andiamo a svitare praticamente i due bulloni. Io un po' per abitudine
ho messo sotto un cartone, questo qua se cadono delle viti, dello sporco, olio, altro, non macchia il pavimento e mi rende un po' più facile il lavoro. Questo qua dovrebbero essere i pesi da 10, sono le zavorre, non c'è scritto ma a naso dovrebbero essere 7, 5 o 10. Beh, poco importa, comunque noi le andremo a rimettere perché nel motocoltivatore i pesi sono fondamentali. Vedi, non ci resta che andare a svitare le nostre altre due viti che abbiamo. Qua ne mancano due dadi perché avevamo messo il nostro peso. Quindi andiamo comodamente a prendere. Ora potremo usare anche, far senza usare la prolunga. Qua è un po' lunga, quindi dobbiamo andare a usare la chiave inglese, perché non riesco a avere il grip, perché è lunga. 2, 3, 4, gomma, a terra, no, a terra, dai, ci siamo capiti. Andiamo a togliercela. Allora, installeremo il nostro, quindi, distanziale, che andrà installato esattamente qua. Dovremo andare a togliere dopo due viti che ho evitato, sbagliando, perché andremo a inserire i nostri pesi, quindi facciamolo già in modo comodo. In commercio, per essere precisi, ci sono anche i distanziali mobili. Cosa vuol dire? Che possono essere regolati tramite un gancio, praticamente è un pezzo di ferro che puoi traslare su una pista. Sono molto comodi, soprattutto però su altre cilindrate e non con motocoltivatori così potenti, quando abbiamo un peso che è comunque non da sottovalutare, come nel 780, motore diesel, vibrazione o altro, è meglio stare un attimino più sicuri e lavorare appunto in sicurezza. Uno, stringete bene, io già che ci sono, però per un fatto di praticità, qua si può vedere, cioè uno potrebbe dire ma monto già la ruota, aspetto a montarla, vado a smontarmi di là già i differenziali, cioè a montarmi i differenziali, perché andando a alzare di parecchio il motocoltivatore, altrimenti vado a smontare col motocoltivatore diciamo in posizione non comoda. Prima la coppa era montata così, quindi l'aggancio era più interno. Ora, andando a sfruttare questi gancini qua, la coppia l'andiamo, cioè la coppia, non so come si chiama questa coppa, l'andiamo a mettere qua e quindi rimane esterno. Così facendo andiamo a prendere altri 5-6 cm di spessore. Non è obbligatorio farlo, però può essere una roba che ci aiuta. L'unica cosa un pochino minatosa è che per andare dopo a gonfiare le gomme abbiamo il pistolino, come si chiama, la cannetta all'interno. È vero anche che però abbiamo i distanziali, quindi ce la si può fare, ecco. Quindi andiamo a installarla e così abbiamo quella giunta che comunque ci fa molto 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 comodo. Vedi che sboggia fuori? Ora smonto l'altra e ti faccio vedere la differenza. Volevo farti vedere ruota non modificata, quindi con l'attacco interno, ruota modificata, vedi che esce? Questo qua ci porta a arrivare all'ampiezza massima e di sicurezza naturalmente che possiamo andare con il motocoltivatore. Dipende che cosa dovete fare, noi abbiamo le prode da 60, quindi devo andare dal 61 in poi un attimino più largo in modo tale da lavorare bene. In caso invece ti serva più vicino o ravvicinato, o usi un distanziale, due distanziali, oppure la lasci interna. Vado a modificare anche questa, vedi? Già bello staccato, prima arrivavo qua, ragazzi, guarda ora, cioè prima in verità sì, è dentro perché erano rivolti verso l'interno, direi che non è niente male. Quindi andiamo a mettere sulle nostre belle viti, mi preparo il dado dentro che è utile, vado a mettere la zavorra, sempre il problema della vita, beccare il bus.
ultimo consiglio, ridiamo una bella stretta a tutte le viti, perché può essere che nel andare a installare dei pesi si setti un attimino meglio. Vedi che sono già tutte belle strette, però insomma meglio dargli una controllata. Queste qua le ho già passate tutte io prima, meglio dargli una controllata, si sa mai. Dopo materialmente abbiamo fatto. Altro consiglio, qua non ci ho pensato nell'installarli, è stato un errore, voi fatelo, io vai, ora le tengo così. Andiamo sempre a utilizzare tutti i dadi autofilettanti, qua non li hanno messi, tenetene sempre da parte. Vedo che qualunque attrezzo agricolo è sempre autofilettante, perché ci sono tante vibrazioni, nelle vibrazioni prima o poi si smollano, gli autofilettanti invece rimangono lì senza nessun problema. Però vedi che già il lavoro, qua abbiamo almeno un 25 cm. Ora vado a rifissare un attimino tutto, dopo prendiamo il metro e vediamo quanto è effettivamente la distanza. Andiamo a vedere effettivamente quanto abbiamo. Siamo su questo asse che... Tac. Abbiamo un 64. Ragazzi, perfezione. 60, sì, dai, 64, 65. Sì, dopo, ascoltate. Centimetro più, centimetro meno, quindi 65. Questa cosa qua è importante perché 60 sono le prode. Quindi abbiamo alzato il nostro motocoltivatore, ora è più alto, siamo da terra, ti do già anche una misura, ora sono un goccino più alto perché, però siamo a circa un 20 cm da terra. Abbiamo aumentato la carreggiata, siamo passati dai 40 cm ai 60, abbiamo chiuso bene tutto. Ora la terra sta migliorando, sta andando in tempra, quindi momento ideale per aratro rotativo, fresa e erpice rotante. Ora il motocoltivatore è a bolla, farmer, la prossima volta lo vediamo in azione con tutte le nuove modifiche. Ci vediamo al prossimo video. Qua sotto ci sono i commenti, se avete domande scrivetemelo.